Albano, al contrario, ha smesso di poter sperare di rincontrare prima o poi Ilenia, e si è arreso all'idea che la figlia sia annegata nel fiume Mississippi. Il cantante di Cellino San Marco ha chiesto e ottenuto dal tribunale che Ilenia venisse dichiarata morta, così da chiudere questo doloroso capitolo una volta per tutte. Nonostante le due versioni discordanti, in tanti continuano a chiedersi che cosa sia davvero capitato quell'ultima misteriosa sera. Fino ad ora si sa solo che la ragazza ha avuto una tranquilla telefonata con la madre, dopodiché più nulla. Tra le tante ipotesi fatte sul caso, quella più accreditata e portata avanti anche dalla famiglia è che Alexander Masakela, un trombettista conosciuto da Ilenia alcuni mesi prima, sia il responsabile della sua misteriosa scomparsa. La famiglia Carrisi ha portato avanti per tanto tempo quest'idea, ma purtroppo l'unica prova contro il musicista è stata il ritrovamento di alcuni oggetti personali della giovane nel suo zaino. Tuttavia di Ilenia non c'è nessuna traccia. La ragazza ritrovata nel fiume pochi giorni dopo non sembra essere lei, e, nonostante gli avvistamenti misteriosi, Ilenia sembra essere scomparsa nel nulla. Photo Credits Facebook.